Siamo qui per la presentazione di un bel numero della rivista Venetica che mostro a quelli che sono collegati dal titolo Palinsesto Patavino, che avete potuto vedere, almeno quelli che si sono collegati un minuto fa, e dal sottotitolo Figure, luoghi, momenti dell'Università di Padova, a cura di Marco Fincardi e Mario Isnenghi. Io sono Lorenzo Renzi, lo dico perché forse molti non mi conoscono. Sono un po' fuori dalla linea principale delle persone che parleranno oggi e degli autori di questo numero monografico della rivista. Sono stato studente di lettere tra gli anni 50 e 60. Poi assistente universitario brevemente e poi professore dal 1970 al 2010. Quindi sono soprattutto un testimone di questi anni, perché io ero sempre lì, certo, come testimone. Raramente come coprotagonista, e quando lo sono stato veramente in posizione laterale. Tuttavia sono una persona informata dei fatti, perché come sono stato direttore della rivista Il Bo, della quale ci parlerà Mario Isnenghi nella seconda parte di questa presentazione, ma per il periodo fascista, mentre io sono di parecchio posteriore, quando ero studente ed ero uno studente politicizzato e appartenevo all'Unione Goliardica Italiana, l'UGI, di cui qualcuno forse ancora si ricorda. Così poi nella mia carriera di professore sono stato anche sempre interessato ai fatti dell'Ateneo e ho ricoperto piccole cariche come quella di direttore di istituto prima, di dipartimento dopo, ma insomma capisco che la gran parte di quelli che si occupano di storia in generale e in storia dell'università non mi conoscono fino adesso. Perciò ho fatto questa piccola premessa. Un'altra ne faccio e poi do subito la parola ai relatori, per dire che cos'è, a quelli che non lo sanno, che cos'è la rivista Venetica, che ha 35 anni di vita e pubblica ora un numero monografico. Questo sarebbe il numero monografico dell'anno 2021 e un numero invece, come succede con diversi contributi, articoli, è emanazione della Camera del Lavoro e dei sette istituti veneti di storia della Resistenza. Quindi ha una sua genesi e direi una sua proprietà originale, diversa dalle riviste accademiche, eppure con questo numero entra visibilmente nelle celebrazioni che seguiranno nel 2021, nel 2022. Questo è il numero del 2021. Naturalmente, come prima e fuori dalla numerazione normale delle otto pubblicazioni che l'università ha promesso per il suo per la ricorrenza centenaria. La rivista è stata fondata a suo tempo da uno storico dell'Università di Verona, il vicentino Emilio Franzina, ed è ora diretta da anni da chi gli è succeduto, Mario Isnenghi, del quale dirò eventualmente due parole quando sarà il momento. Ci sono contributi che prendono al massimo, diciamo, lo spazio dalla italianità di Padova, quando l'Università di Padova, con la città e il territorio, il grande territorio del nord-est, entra a far parte dell'Italia dopo la terza guerra, quella che per noi è la terza guerra d'indipendenza, appena però sullo sfondo,
poi progressivamente fin quasi ai giorni nostri. Una storia di questo genere ha alcuni punti focali che qui risultano molto bene, per esempio la Prima Guerra Mondiale, la presenza degli irredenti e i movimenti irredentistici e nazionalisti che portano all'intervento, poi il fascismo, di cui si parla molto e in modo molto interessante, nuovo, sono contributi nuovi in questo numero, e infine la fine del fascismo, ma non la fine delle tribolazioni, delle indiscipline e anche peggio di questo, in particolare dell'anno 1979, che anche se non trova posto nei titoli, è ben trattato in uno dei contributi. E lascio la parola al primo dei relatori, il professor Balzani. Prego. Grazie e buonasera a tutti. A me fa molto piacere, per quanto mi trovi in una situazione un po' di fortuna, a fare questo piccolo intervento. Fa molto piacere presentare questo volume, perché, come ha detto il professor Renzi, si tratta di un contributo assai speciale, e non solo per l'Università di Padova, ma direi per la storia dell'Università italiana. Io in questo momento mi trovo a dirigere l'archivio storico dell'Università di Bologna. E devo dire che un contributo come questo, è una cosa che non abbiamo a Bologna. Abbiamo avuto tante altre cose celebrative, ma un lavoro come questo non c'è. E adesso cercherò di spiegare rapidamente perché. Perché, anzitutto, quello che hanno fatto gli autori, coordinati da Mario Isnenghi e da Marco Fincardi, è stato quello di rivedere quella che potremmo chiamare i regimi di storicità, per usare una frase di François Hartog, in cui si situa l'Università di Padova. Cosa vuol dire regime di storicità? Che ogni ateneo, grande ateneo naturalmente del nostro paese, ha costruito nel tempo, e in particolare a partire dalla fine dell'Ottocento, ma soprattutto nel Novecento, una vera e propria identità, attraverso la revisione di una cronologia. Questa cronologia, di solito affonda nell'Ottocento o anche prima, in alcuni casi. In questo caso l'8 febbraio del 1848 è sicuramente un terminus a quo, e questa cronologia poi nel corso del tempo è stata riveduta e corretta dagli stessi protagonisti che si sono succeduti alla guida dell'università, e ha interagito con la cronologia della città, la città di Padova in primo luogo, e anche con la cronologia nazionale del sistema universitario, perché c'è anche quella cosa che è pochissimo studiata, ma c'è anche una vera e propria, diciamo, un tempo interno alla storia dell'università italiana. Ebbene, studiare questi regimi, questo regime di storicità, cioè come i padovani, in particolare i professori di Padova, hanno identificato questo percorso e come sono riusciti a comunicarlo, è un argomento niente affatto banale. Perché? Perché in primo luogo ci troviamo di fronte a quelli che potremmo chiamare i salienti socio-mnemonici che sono definiti diciamo, dall'elite accademiche, naturalmente. L'8 febbraio del 1848 è qualcosa di un elemento estremamente vitale fino alla fine dell'Ottocento, poi pian piano, fino alla Prima Guerra Mondiale, diciamo così, poi pian piano perde naturalmente il suo significato per diventare un elemento mitico, no? Un elemento culturale mitico per la ridefinizione della storia recente dell'università. Ma quindi c'è quello, un altro elemento sarà successivamente il discorso di Concetto Marchesi del 9 novembre del 1943, questo l'ha ricordato in tutti i contributi, a partire da quello di Mario Isnenghi sul Bo e così via. Ma oltre a queste cadenze ci sono poi, diciamo, che sono quelle, diciamolo pure, che emergono come delle cuspidi dal punto di vista storico, esistono poi delle, diciamo, trasformazioni interne. Marco Fincardi, attraverso quella che potremmo chiamare la migrazione dei monumenti,
sto parlando in particolare delle lapide, ci dà una sorta, che sono lapidi che vengono dettate in un dato momento e poi vengono spostate da una parte all'altra dell'università e della città, e attraverso questo spostamento fanno emergere, lasciano emergere quella che Marie Stenghe chiama la polisemia alla fine di questa memoria. Ecco, ci dà l'idea di come la stessa elite accademica ha rivisitato i suoi vari momenti topici nel corso di questi dei decenni, che soprattutto del Novecento, quelli assolutamente decisivi del Novecento. Intendiamoci, musei e lapidi in tutta Italia sono ballerini, non c'è niente di più mobile di un monumento, sono sempre spostati, li tolgono da una piazza, li mettono da un'altra, tolgono una lapide, la mettono da un'altra parte, raramente sono cancellati definitivamente, esistono anche quelli naturalmente, esiste anche la damnatio memoriae, molto più spesso esiste quella che potremmo chiamare la migrazione di questi, di queste lapidi, che vengono messe in castigo o valorizzate a seconda del caso. Ebbene, attraverso questo studio, che poi ruota intorno al Palazzo del Bo in primo luogo, ma non solo, anche davanti al Palazzo del Comune e così via, si può rivisitare quelle che sono le quelle che potremmo chiamare le revisioni interne di questa cronologia, che dal periodo della Grande Guerra in particolare, dagli inizi del Novecento, se vogliamo andare un po' più indietro, poi portano pian piano la università a revisionare la propria memoria. Un elemento decisivo, ma non solo a Padova, è il decennio che va dal 30 al poco più del decennio, che va dal 30 al 43. In tutte le grandi università c'è un grande rettore, fra virgolette, in questo periodo, che normalmente è il rappresentante del regime, più significativo del regime, Carlo Anti, potremmo dire, a Padova, Alessandro Ghigi a Bologna e così via. Questo periodo di solito coincide in tutte le grandi università con un grande fasto edilizio e con una grande produzione di oggetti della memoria, di luoghi della memoria, che rimangono imbarazzanti per quelli che vengono dopo e che debbono essere riveduti e corretti. Quella che potremmo chiamare l'eredità dissonante, per usare un termine mutuato dall'antropologia culturale, l'eredità dissonante delle università, che tutte le università italiane grandi si portano dietro, a partire dalla Sapienza, che diciamo è il caso più emblematico, non è altro che il tentativo di rileggere ciò che è stato prodotto in una maniera ipertrofica nel corso degli anni 30 e dei primi anni 40, momento nel quale il regime, che è in quel momento percorso da una febbre edilizia, soprattutto nei centri storici, no, rilegge e incarta gli spazi urbani in una maniera che noi sappiamo essere poi significativa, perché molte di queste città sono state segnate indelebilmente da questa fase. Ebbene, questi grandi rettori, fra virgolette grandi rettori, perché si trovano a gestire una risorsa particolarmente esuberante anche dal punto di vista monetario, perché il regime impiega molti soldi in questa fase, sono anche quelli che costruiscono spesso questi segni o li revisionano per le generazioni che verranno dopo. E quelle generazioni che verranno dopo si trovano altamente, diciamo, in una situazione abbastanza imbarazzante a doverli rileggere. In alcuni casi ci sono, per esempio, il caso di Concetto Marchesi è straordinario, perché Concetto Marchesi è, potremmo dire, proprio per la sua polisemia, una sorta di ponte fra una fase e l'altra, e di rilettore e depuratore, potremmo dire così, addirittura di una fase della memoria che era stata in qualche modo inquinata, fra virgolette, dal fascismo. Ma non c'è naturalmente l'Università di Bologna è molto meno fortunata, che non si trova un personaggio di questa natura con cui fare i conti, e quindi lì l'elemento della discontinuità e dell'imbarazzo nel caso di Bologna è ancora molto più evidente. Sto facendo un paragone naturalmente. Questi pochi elementi per dire che cosa? Per dire che questo volume tocca questioni fondamentali della storia e della memoria dell'università italiana, che nessuno ha mai realmente letto in chiave comparata, e che Mario Isnenghi, il quale, come sappiamo, da questo punto di vista
è un grande costruttore di quadri interpretativi, luoghi della memoria italiani, li dobbiamo a lui, beh, in questo caso ha fatto qualcosa di analogo, cioè sta tentando con questa operazione di proporre una lettura comparata, che io mi auguro possa diventare comparata. Si parte da Padova, l'ottavo centenario, ma potrebbe essere l'inizio di una bellissima ricerca da condurre comparativamente nell'università italiana, applicando il metodo che voi a Padova avete, possiamo dire, così felicemente inaugurato. Mi limito a indicare alcuni temi che emergono e che mi paiono significativi e poi chiudo. Naturalmente questo regime di storicità novecentesco, per vedere se ci sono similitudini o influenze reciproche, il periodo 30-43 con questa stagione dei cosiddetti grandi rettori fascisti, la cui memoria è, come sappiamo, molto complessa da gestire in tutte le università, e poi il tema delle eredità dissonanti che ancora rimangono. Le lapidi ai caduti delle guerre d'Abissinia, i morti prima della fase 43-45, a volte anche la questione del nazionalismo e dell'irredentismo, che anche nel caso, non solo nel caso di Padova, è uno dei grandi temi dell'università italiana, della sua memoria, nell'epoca della sua fascistizzazione. Ebbene, io mi auguro che questo sia davvero l'inizio di una stagione che io mi auguro proficua per la storia dell'università italiana, e ringrazio gli amici di Padova e in particolare i curatori e i collaboratori del volume per averci regalato questa straordinaria occasione davvero imprevista di riflessione. Grazie mille del contributo così acuto. Credo che sia un'ottima premessa per i prossimi interventi che allora seguono. Salutiamo il professor Balzani e lo ringraziamo moltissimo. Avremmo voluto certo discutere anche queste sue parole, ma lo lasciamo libero. Grazie. Grazie. Adesso seguono le relazioni esterne, diciamo, di non collaboratori alla rivista, che sceglieranno poi il loro campo di azione. Gian Piero Brunetta, certo, e poi i due curatori dell'opera. Allora, Gian Piero Brunetta è forse il più grande storico del cinema in Italia. Io l'ho conosciuto ragazzo e quindi mi sembra, ma quando vado in libreria, per esempio, vedo le sue grandi opere che credo che tutti conoscano, quelli che si occupano del cinema, non solo italiano, ma mondiale, ed è tradotto in diverse lingue. Non è stato uno studioso umbratile, anche se dentro al cinema fa buio, ma insomma spesso è stato in posizione di rilievo ben visibile, e adesso vediamo che cosa ci dice su questo libro. Prego. Grazie. Beh, grazie della presentazione. È un'amicizia lunga quella con Renzo Renzi, e mi fa piacere che sia stato lui a coordinare questo incontro. E devo dire, anch'io vorrei trasmettere questa sensazione di entusiasmo per questo numero di Venetica, che è un numero importante non per solo la storia dell'Università di Padova, ma è un numero importante per il metodo, per il modo con cui è stato complessivamente affrontato questo aspetto, diciamo, ultracentenario della storia dell'Università di Padova. Venetica, nella sua lunga storia, si era già occupata, se non ricordo male, varie altre volte di Padova, dell'università, e forse Mario potrà ricordare meglio di me di cosa si è occupata nel corso del tempo. Però
l'entusiasmo che provo è per il timing perfetto nell'aver celebrato un anno prima il centenario. È una cosa alla Lewis Carroll, il non compleanno, insomma, che viene festeggiato con perfetto tempismo e con una vera ricerca che ha degli elementi connettivi interni che sono quelli che mi sono piaciuti, che già sono stati indicati da Balzani, ma che magari in altro modo vorrei toccare. Per esempio, appunto, si tocca, a partire dal saggio di Fincardi, il problema dell'uso pubblico della storia. Tutti, o comunque molti degli articoli qui presenti, parlano del rapporto tra università e città, che è una delle cose non così ovvie. Uno dei luoghi comuni sull'Università di Padova è che esistono tre città a Padova separate tra loro, insomma, e l'università è una, la città è un'altra, la città del Santo è un'altra. Qua invece molti articoli si sforzano di farti vedere quali sono le connessioni, a partire appunto dal saggio di Fincardi e da questo spostamento delle lapidi che è importante. E poi, in secondo luogo, la necessità di rivisitare la storia sacra, di rivisitarla con ottiche bifocali, polifocali, più equilibrate, che appunto parte dal saggio di Mario Snenghi sul Bo e un po' tocca anche molti altri saggi. E poi, perso, una delle cose che ho sentito di più rimbalzare nei vari saggi è la presenza, voler fare i conti e volersi misurare o anche rendere omaggio, insomma, far sentire la presenza nel lungo periodo di maestri. Chi sono i maestri? Chi è il maestro? Si interroga Giuliano Scabia in questa meravigliosa ricostruzione di Meneghello, immaginata come dialogo. Lui non individua una sola idea di maestro, e così come non viene individuato in vari altri saggi. Ci sono vari modi di essere maestri. Già i cinque ritratti finali di questa sezione dedicati a Marchesi, a Folena, a Meneghello, a Branca, a Bettini, a Sabino Acquaviva, ci mostrano maestri di tipo molto diverso. Maestri che, per esempio, io quelli che considero i miei maestri mi hanno fatto viaggiare diversamente in qualche modo. Folena mi ha fatto sentire parte, anche se restavo sempre un po' fuori, ma mi ha non solo accolto, ma anche dato un lavoro ancora da studente per il dizionario del Palazzi, ma mi ha fatto sentire parte di una comunità all'interno del circolo. Questo è qualcosa di molto importante, che può riguardare la storia anche di altre università, ma è un magistero che di tipo inclusivo. Bettini mi ha fatto viaggiare. Mi ha fatto viaggiare con letture meravigliose, mi ha fatto viaggiare nel buio della sua sala in cui mostrava delle immagini, rispetto semplicemente anche ad un altro docente di storia dell'arte come era Pallucchini, che stava sul pezzo, che ti voleva insegnare che quell'immagine che mostrava in bianco e nero della Madonna aveva il mantello blu, e questo, ma
invece nel buio della sala bettiniana tu incontravi Sartre, incontravi Merleau-Ponty, incontravi Wyckoff, Riegel, era un viaggio straordinario per studenti appena usciti dal liceo che apriva mondi fantastici. E quindi dialogo con i maestri e con i diversi tipi di etica che loro trasmettevano. Anche l'incontro con Branca è stato importante, perché Branca, per esempio, insegnava l'orgoglio del portare in giro per il mondo la cultura italiana, la letteratura italiana, e l'insegnare e formare all'estero altri docenti di cinema che potessero moltiplicare. E quindi solo questi personaggi che sono stati in una università in cui avevi dei maestri, li sentivi, ti trasmettevano qualcosa in più del loro semplice sapere. E poi appunto la presenza di Marchesi. Marchesi, anche se non insegnava più da tempo, ancora nei primi anni 60 era una presenza dentro al Liviano, la sentivi, non solo perché adottavi la sua storia della letteratura. E direi, al di là di questo momento di necessità di rivisitare, anche di riconoscere, di confrontare con l'idea di maestro che si è trasformata nel tempo, l'altra cosa che tiene insieme più saggi, tra cui rende contigui e perfettamente integrabili, anche se le ottiche sono diverse, il saggio di Isnenghi e quello di Virginia Baradel, è appunto questa perlustrazione degli anni 30, sia del Bo che dei lavori all'interno di tutte le attività promosse da Anti, con grandi investimenti. Effettivamente si investono molti soldi, e a questo tipo di ristrutturazione, di entrata in forme più moderne dell'università, partecipano sia artisti di carattere nazionale che artisti locali. E questa è un'altra cosa che regala il saggio della Baradel, che ci riempie di una quantità di informazioni di prima mano non solo su quanto venivano pagati, sulle scelte, sulle difficoltà che si trovavano nei rapporti con i vari, ma anche sul fatto che a Padova negli anni 30, tutto sommato, ci fosse un gruppo di artisti anche che potevano misurarsi dignitosamente sul piano nazionale, e che tuttora insomma reggono bene con la loro presenza dentro al Palazzo del Bo. Ma al tempo stesso, grazie a Mario Isnenghi, tu affronti dei problemi delle maschere, dei ruoli e delle rimozioni e della storia sacra che ha preso delle direzioni, ma che forse adesso è giusto rivedere con ottiche un po' diverse. E Mario lo fa con toni giusti, rileggendosi con attenzione numero per numero, vedendo chi sono effettivamente i direttori, vedendo cosa scrive Curiel, ma anche cosa scrivono i giovani che sono fieri dell'impero e vogliono andare a morire in guerra. E anche ci parla della sgradevole presenza di articoli come quello Interlandi, preso
per, nel momento delle leggi razziali. E appunto questa zona rimossa viene fuori grazie all'articolo di Sneghi, ma anche al bell'articolo su Adolfo Ravà e sul suo magistero, altro grande maestro che ha formato poi una quantità di allievi di grande levatura nella storia del diritto. E nell'uso pubblico della storia mi è piaciuto molto, ma ne parleranno poi, il lavoro di Boschiero sul rapporto appunto con il diritto al lavoro, con la città con l'università che si prende cura della città, si pone dei problemi che sono appunto la cura delle realtà esterne all'università. Ci sono, grazie a Mario, delle cose che restano, come la lapide, la scritta di Marchesi che onora i caduti nella guerra, i quivunt, i vigent, i renovantur. Marchesi appunto fa dei compromessi importanti e al tempo stesso fa parte di un gruppo di docenti che non ha nessuno a Padova che non presti giuramento. È una città in cui i 12 docenti che non prestano giuramento al fascismo sono sparsi in tutta Italia. Padova non ne ha nessuno, per ragioni varie, ma insomma è importante che rileggendo questo numero questo salti fuori. E direi che un'ultima cosa che mi è parsa interessante è la memoria delle lezioni, dell'atmosfera. Su questo le percezioni da parte degli studenti. Non abbiamo diari sufficienti a capire qual è stato il carisma di molti insegnanti, di molti docenti e di molti maestri, come hanno saputo comunicare e entrare, toccare corde profonde dei loro studenti. Questo è un lavoro però che solo in una nota del saggio di Fincardi mi sembra toccato e con grande forza da una studentessa di Montagnana che ricorda appunto il momento del discorso di Marchesi del novembre 43 e lo ricorda con una specie di tripudio, di triplice, ma lo leggo perché così è più facile, insomma. Immenso, 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 l'inaugurazione dell'anno accademico, una cosa divina. L'invito era per le 11 di oggi. E poi lo riprende, lo precisa, non posso ricordare ora quello che disse, lo si saprà certo un giorno perché ogni sua parola era piena di coraggio e di saggezza. So solo che parlò per mezz'ora in mezzo a un'attenzione spasmodica interrotta solo due volte da applausi e infine da una vera ovazione. La fine della prolusione fu accolta in trionfo, in delirio. Mi accorsi che urlavo anch'io: Marchesi, Marchesi. Bene, direi che basterebbe solo questo ritrovamento all'interno di un saggio per giustificare la novità e l'importanza di questo numero di Palinsesto Patavino. Grazie Giampiero Brunetta. Ha attraversato molti dei saggi che sono compresi in questo volume. Ha fatto
intravedere almeno qualcosa della sua grande varietà e novità, perché come quest'ultimo documento che hai letto, che dobbiamo al professor Fincarli, così altri saggi rivelano particolari o fatti essenziali in diversi periodi. Spero per esempio che qualcheduno parli del saggio di Boschiero, in cui si parla del terzo settore, della genesi tra università e fuori dell'università, di iniziative di carattere sociale o amministrativo che hanno trovato talora un appoggio esterne all'università, che hanno trovato qualche volta un appoggio nell'università e altre volte soprattutto degli ostacoli, comunque arrivando a oggi ad essere delle realtà molto importanti. La scuola di management, che è diventata un dipartimento a Vicenza, il CUO, oppure le politiche sociali e altre iniziative ancora. Ecco, un saggio che forse non ci aspetteremmo di trovare, ma che è quanto mai pertinente oggi, soprattutto che si parla del rapporto tra l'università e il territorio, o di questa presenza dell'università non più come cittadella autonoma e che difende la propria autonomia e qualche volta anche la propria chiusura su se stessa, ma come qualche cosa che interagisce invece con altre istituzioni e soprattutto con la realtà sociale. Ma Brunetta ci ha fatto anche vedere brevissimamente questi aspetti di storia dell'arte. Ecco, queste commissioni pittoriche, scultoree durante il fascismo costituiscono a Padova un corpus impressionante, fanno parte, forse non per definizione, dell'Urbs Picta, che aspettiamo che sia riconosciuta alla città di Padova, mentre a proposito di quello che dicevo prima è stato riconosciuta la status di capitale italiana, europea del volontariato, proprio nell'anno della pandemia, però, quindi con risonanza minore. Ecco, su quest'opera intrapresa artistica, certo la gemma, il capolavoro è l'affresco dell'atrio del Liviano di Campigli, su quali pareri mi pare però che non siano totalmente unanimi. Mi sembra per esempio che Mario Isnenghi non abbia questa grande stima. Io ne sono entusiasta e quando posso ci accompagno in una visita a Padova, un collega, un amico, in genere sono colleghi, spesso stranieri, come a uno dei grandi, come alla Cappella Scrovegni. Ecco, non voglio qui certo fare un'equiparazione, ma insomma è un grande capolavoro. Ma anche al Bo, io vorrei consigliare a tutti una visita virtuale che si fa in internet e che io ho trovato casualmente anni fa agli appartamenti del Bo, in cui si scovano però anche altre cose, perché queste committenze del rettore Anti agli artisti che erano stati prescelti o che si erano presentati, molti dei quali poi erano i pittori di Padova, pittori professionisti, ma non di grande livello, ma qualche volta hanno dato dei capolavori, un complesso dell'arte del Novecento che credo che abbia pochi, pochi uguali. Ecco, mi scuso di questa appendice a Brunetta, che avrebbe potuto certamente parlare più a lungo, ma insomma, avevamo detto 15 minuti. Sì, ma io li allungo e sarebbe un disonore per un allievo di Folena far finire la seduta prima del tempo. Perché il principio era sempre quello, come si diceva, di sparare tutte le munizioni. Vediamo se adesso negli interventi che seguono si sparano le munizioni, anche nel senso di vedere se si toccano i punti più sensibili, perché ce n'è nella storia dell'Università di Padova. Brunetta ne ha ricordato uno, per esempio, a cui io non avevo mai pensato, e forse neanche altri, cioè che tra quelli che non hanno giurato fedeltà al regime non c'era nessun professore dell'Università di Padova. Certo che era
una delle più grandi d'Italia, come è stata quasi sempre, la quarta per numero di docenti e di studenti probabilmente. Ecco, è già stata citata varie volte quello che ha scritto il professor Marco Fincardi. Per il suo saggio è veramente notevole, sorprendente. Io ne avevo letti degli altri sulle iscrizioni, essendo filologo romanzo, cosa che non si sa bene che cosa sia, ma mi ero fermato anche e ha dato anch'io dei piccoli contributi sui graffiti di Pompei. Si precisa sempre quando si studiano queste scritture, che sono numerosissime. La collezione iniziata da Mommsen è enorme, che non sono le iscrizioni ufficiali, ma quelle di ogni giorno. Io ho sempre pensato che si sarebbero potuto raccogliere anche le iscrizioni, soprattutto nei gabinetti, le iscrizioni graffiti padovani al Bo e delle altre facoltà, ma in giro per il mondo, dappertutto, e ricavarne anche delle conclusioni, come si è fatto con i graffiti dell'antica Roma, in cui c'è, per esempio, c'è l'Eros, ma c'è anche la propaganda elettorale che si faceva a Pompei, e si sa chi la faceva e per chi. Qui invece Fincardi ci ha mostrato un aspetto che io non avevo mai visto trattato, ma è che è interessantissimo, cioè il movimento di queste iscrizioni, soprattutto, ma anche immagini. Poi i busti di Mussolini e del re, che fine hanno fatto? Sono stati rimossi, certamente, esistono ancora, ma insomma quello che importa è questa idea di seguire un tratto di storia, piuttosto lungo peraltro, perché va indietro a Ippolito Nievo, a Tito Livio addirittura, come si muovono soprattutto nello spazio centrale del Palazzo del Bo, si muovono seguendo delle tendenze, degli orientamenti sostanzialmente politici. Ecco, è uno studio originalissimo. Ricordo un altro esempio che tutti conoscono a Padova, che in genere si spende a livello di pettegolezzo, che oggi abbiamo allo sbocco, all'inizio di Via Altinate, una colonna che è stata ritrovata, una altissima colonna romana con in cima una Madonna. E siamo negli anni del potere democristiano, perché la piazza è stata rifatta e si è approfittato per portare via Garibaldi. Credo almeno che la storia sia così, i colleghi storici la potranno confermare o no, per portarlo peraltro in un'altra posizione molto degna, all'ingresso dell'arena e dove c'è anche la cappella Scrovegni. Ma insomma, Garibaldi è stato portato via, è stato trovato un simbolo per questa Padova post-fascista, per questa Padova cristiana e democristiana, e questo ha contribuito al nuovo volto della città. La Democrazia Cristiana sui lunghi anni ha dato poco, credo, all'edilizia di Padova, forse qualche cosa di fondamentale, ma non qualche cosa di simbolico, tranne forse questo. Ecco, ma adesso l'ho fatta anche troppo lunga, e do la parola volentieri al professor Fincardi. Prego. Grazie, e ringrazio tutti i presentatori che ci hanno introdotto in questa esposizione sul numero di Venetica, che hanno rilevato quanto ci possa essere di originale in questo tipo di lavoro rispetto a lavori precedenti che si sono interessati alla storia di singole università o in generale al tema delle trasformazioni delle università italiane. Quindi credo che anche questa originalità abbia una spiegazione. È stato inevitabile, forse anche facile, andare a finire sullo sviscerare dei temi anche nuovi, perché avevamo da tanto tempo
come guida le nostre riflessioni un lavoro fondamentale fin dal 1984 che veniva proprio da Mario Snenghi, quindi da quello che è stato l'anima anche di questa, di questo lavoro, ma che da sempre aveva già dissodato questo, questo terreno della presenza delle università nella costruzione di una vasta cultura della società. L'aveva fatto in quel grande saggio, grande di dimensioni, ma grande per importanza, anche che era I luoghi della cultura, nel volume Einaudiano, Il Veneto, nella storia delle regioni Einaudi, dove dai licei di Venezia o di Padova appunto si andava a finire alle università, ma poi si prendevano in considerazione tante altre istituzioni culturali come luoghi di produzione di cultura, di comunicazione sociale, di rielaborazione di tendenze presenti nella società, e questo era stato uno stimolo, è stato uno stimolo decisamente forte che ha dato un'impostazione, credo, a tutti quelli che sono stati collaboratori di questo numero della rivista. Li riassumo brevemente. C'è un saggio di Angela Maria Alberton sulla indiscipline dimostrazioni studentesche tra 800 e 900, un saggio di Giulia Simone su genealogie accademiche, il professor Adolfo Ravà e la filosofia del diritto, la centralità di un espulso dall'Università di Padova in quanto ebreo quando furono emanate le leggi razziali del fascismo. Poi lo stesso Mario Snenghi che fa un intervento su Il Bo del Guf 1935-1943 per dirimere finalmente una questione che ha fatto discutere, che fa discutere da parecchi decenni, dal dopoguerra in avanti, su quello che è stato il ruolo della goliardia in epoca fascista, dall'uscita delle riflessioni e dei ricordi di Ruggero Zangrandi fino ad oggi, quello che è stato una ricerca proprio di defascistizzare la memoria di quello che era stata la goliardia politica degli anni precedenti, quasi per presentarla come meno fascista. Ecco, e su quello che è uno dei fondamentali giornalini dei goliardi fascisti degli anni tra le due guerre mondiali, Snenghi ha potuto ricostruire sui documenti quelle che effettivamente erano le posizioni emergenti, ma anche quello che poteva esserci di sotteso, di nascosto. Ecco, poi un saggio di Virginia Baradelli, Il cantiere del Bo e l'ambiente artistico padovano, proprio su quanto negli anni 30 essenzialmente, fino ai primi anni 40, poi interrotti dalla guerra, siano stati importanti cantieri edilizi, ma soprattutto artistici nel dare al Bo, a Liviano, ma anche ad altre sedi di nuove facoltà che venivano costruite in quel mentre, delle sedi adeguate e che dovessero parlare simbolicamente anche per esprimere un'epoca e per cercare di impostare delle identità tanto degli studenti, soprattutto di loro, ma quanto anche dei professori. Ecco, facendo seguito tra l'altro a un importantissimo lavoro di ricerca promosso dalla stessa Università di Padova, quello curato da Marta Nezzo proprio su quelli che erano stati questi cantieri che aveva prodotto un catalogo, inventario, ma anche una riflessione storico-simbolica importante di tutto quello che era stato prodotto in quella fase e di quanto ci sia all'interno dell'Università di Padova. Quindi direi che anche Virginia Baradel riesce ad andare oltre questo, già così ad avere una visione più critica, anche più polemica di quello che poteva essere tutta quella ricerca curata dalla professoressa Nezzo.
C'è, ed è stato anche questo già richiamato, il saggio di Alfiero Boschiero, Università e Territorio, tre casi tipo, dove appunto dalla medicina del lavoro alla promozione di istituzioni culturali, quale dell'Istituto Gramsci regionale, fino alla, così, a diversi altri interventi proprio per promuovere la riflessione scientifica nella società, fuori dalle aule universitarie, proprio nei termini di terza missione richiamata da Brunetta. Quindi c'è, e poi lo stesso Boschiero fa anche un'intervista all'ex rettore dal 2009 al 2015, Giuseppe Zaccaria, sulla transizione all'università di massa. Un'intervista proprio che dove si racconta molto il rapporto tra città e università, di come questi si siano sviluppati, di come anche nell'edilizia, ma come anche nel tentativo di dotare di strumenti le varie sedi universitarie che nascevano e anche quelle vecchie di attrezzature, di spazi di accoglienza per gli studenti, di come crescesse anche la difficoltà di rapporto tra la società cittadina e una presenza crescente, ma che poi tra gli anni 60 e 70 diventa di massa, degli studenti che se prima si erano facilmente riconoscibili in una città, diventavano anche molto più invadenti di quanto lo potessero essere in passato, anche all'interno di una città che nel frattempo era diventata sicuramente la città più sviluppata di tutta la regione. Quindi discorsi molto complessi che vengono affrontati. Poi, e che vengono affrontati in parte anche da Paolo Giarretta, nel vedere una figura di professore, Ettore Benzig, che dalla direzione di un istituto universitario passa invece alla carica di sindaco e che quindi può essere così indicativo sempre di temi anche che vengono toccati sempre anche in questa intervista al rettore Zaccaria. E per finire, richiamando molto anche gli anni, quelli che sono stati forse gli anni più critici del dopoguerra all'interno dell'Università di Bologna, di Padova, un saggio di Enrico Ruffino su uno storico. Non a caso appunto una rivista storica si è interessata a una figura importante di storico come Sergio Bologna, uno storico militante a scienze politiche, ecco, molto legato a Toni Negri, quindi c'è una riflessione proprio su quella che è stata una vicenda, quella dell'allontanamento del professor Bologna dall'università, visto in relazione a questo. Ecco, quindi per concludere il mio intervento, c'è tutta una riflessione in questo numero che va dal guardare a come sono cambiati gli studenti, le loro presenze, a cosa è aleggiato nelle aule anche, nel loro rapporto con i professori, con le alte autorità accademiche, a volte anche con rapporti di paternalismo, di rigismo rigido, alternati. Si sono viste alcune figure eccellenti, proprio chiaramente se ne sono potute vedere poche in questo nostro sguardo contemporaneistico, però se ne sono toccate diverse, specialmente al di là di quelli che sono i saggi, proprio anche in quella collezione veramente preziosa di recensioni finali, recensioni non a libri recenti, ma recensioni appunto a grandi opere uscite dall'Università di Padova e commentate da grandi autori. Quindi far ritornare alla memoria quello che si muoveva all'interno della didattica universitaria e di quanto questa didattica universitaria sia stata importante non solo per gli studenti dell'Ateneo di Padova,
ma per una cultura italiana e anche non solo italiana. Quindi, e poi, l'hanno già detto in diversi, appunto abbiamo cercato di vedere come sono cambiati i muri, come sono cambiati gli edifici. Ci siamo concentrati soprattutto nell'epoca critica in cui da questo edificio centrale, che è il BO, che è la sede storica dell'università, posto di fronte al Palazzo Comunale, quasi come una, così, come qualcosa che si rispecchia, che rispecchia delle rispettive rivalità, dove la città cerca di far vedere il proprio aspetto migliore, ma l'università cerca di fare altrettanto, come in una competizione. Ma poi, appunto, si comincia con Liviano, e lì ci siamo molto addentrati sulla sua costruzione, ma poi si cominciano altri edifici che portano l'università in diversi punti della città e poi addirittura della sua periferia, o oggi potremmo dire anche in diversi spazi regionali. Quindi abbiamo voluto toccare diversi aspetti di questo fenomeno che è un singolo Ateneo, ma che credo nello studio che abbiamo fatto possa emergere anche come un Ateneo modello per capire quali possono essere stati i rapporti non solo tra un'università e quella che per secoli era stata la regione retrostante, ma in generale con quello che è il rapporto con la società italiana. Grazie. Grazie mille, professor Fincarli, che come curatore ci ha dato quel profilo della struttura dell'opera che avrei voluto dare anch'io all'inizio, ma adesso sono contento che la cosa è stata fatta ed è stata fatta da qualcuno che ha tenuto le fila di questo lavoro assieme a Mario Snenghi. Ci ha fatto vedere per esempio questa parte costituita da medaglioni di grandi personalità che in parte si vede dai titoli dei contributi, alle volte si ricava all'interno notizie importanti o valutazioni dell'opera di grandi studiosi si trovano naturalmente non solo nei contributi dedicati a loro, ma anche qua e là nei temi più generali, e questo ce l'ha mostrato molto bene. Per me una delle sorprese della lettura è stata proprio quella citata adesso da lui della ricostruzione della personalità e della vita di Sergio Bologna. Questo nome era nella mia memoria, ma come impallidito. Ho ritrovato la figura di un operaista, parola che usa spesso anche Mario Snenghi, anche nelle sue memorie, una categoria che con il tempo è andata dimenticata forse per molti, ma che era decisiva in quei lontani anni 70 per il variare del panorama politico italiano. E qui lo dico perché forse non verrà fuori altrimenti. L'autore Enrico Ruffino fa vedere la vicenda umana di questo ricercatore, professore, arrivato tra mille ostacoli con una vita, possiamo dire, avventurosa alle scienze politiche di Padova, come interno del gruppo che stava attorno a Toni Negri, ma che poi svanisce, non si presenta più, dice di essere ammalato e viene in realtà e viene rimosso dalla sua posizione. Come si sa, la perdita del posto di lavoro all'università è un evento gravissimo, che d'altra parte viene considerato giustamente, deve essere raro, diciamo, perché deve essere il segno di qualche cosa di estremamente grave. E la malattia, effettivamente la malattia di Bologna, se c'è stata, ma certo una crisi profondissima, sì, e quella dell'università e della società italiana, erano state molto gravi. Ma di questo capitolo mi è piaciuto molto anche il tentativo di obiettività portato all'estremo nella ricostruzione dei fatti. Si dice spesso che non si deve essere oggettivi ma soggettivi e
e far capire da che parte si sta, ma io apprezzo, a dire la verità, il tentativo di oggettività. Io cerco spesso con scrupolo di farlo quando scrivo, anche in questioni in cui non vengono alla superficie questioni così, così importanti e tragiche come queste. E in questo capitolo a un certo punto mi è sembrato che mascherasse addirittura uno che fosse, diciamo, intitolato a Sergio Bologna, ma trattasse in realtà del 7 aprile del 79, quello che precede, quello che segue, e la storia di Toni Negri. Ma finendo il capitolo mi accorgo che invece alla fine si ritorna alla personalità diventata nel tempo umbratile di Sergio Bologna, insomma un capitolo che considero veramente magnifico contributo che si può leggere in quest'opera. E adesso do la parola al mio vecchio amico Mario Snenghi. Voglio ricordare che io ho fatto una parte della mia università, la facoltà di lettere, posso dire dietro di lui, che era il capo di una piccola compagnia di studenti di varia provenienza e che agitava già le nostre menti. Dicevo prima che eravamo studenti politicizzati, c'erano già stati prima di noi, ce ne sarebbero stati molti dopo, ma eravamo una minoranza nella facoltà. E, ecco, Mario Snenghi nel frattempo ha avuto una prodigiosa carriera scientifica, difficile peraltro, difficile. Io sono diventato subito professore e lui per molto tempo ha combattuto sui banchi della scuola dove voleva essere per una sua profonda convinzione personale. Quelli che non lo hanno già fatto possono leggere la sua bellissima autobiografia Vite vissute e non vissute, edita dal Mulino e uscita l'anno scorso, molto recensita, degna di essere letta anche per il magnifico stile che lo sorregge, stile non nel senso del modo in cui è scritta, ma di visione delle cose, del tempo, veramente inimitabile. Non so quale aspetto si vorrà illustrare, ma lo prego di farlo anche senza preoccupazione dei tempi, perché abbiamo molto tempo ancora, che utilizzeremo certo per discutere, ma intanto vogliamo sentire lui. Prego. Mezzo recursino la poteria andare, diceva il nobilomo Vidal nelle commedie di Giacinto Gallina. Questo sì, è una presentazione virtuale che è entrata nel merito. Bisogna dire che anche i tempi brevi che sono stati riservati non hanno affatto impedito ai presentatori di entrare nel merito e di dire un sacco di cose, mettendo un pochettino adesso in difficoltà l'ultimo che parla, per riprendere questo con lo spunto anche nella doppia veste di uno dei due curatori e di direttore della rivista. Però prima voglio dare a ciascuno il suo. Due precisazioni. Molti di voi hanno ricordato il Bo, inteso come il giornale degli studenti, e l'articolo che gli ho dedicato. Ma il Bo è ricorrente anche in altri articoli, se ne tiene conto, e poi c'è il Palazzo del Bo, naturalmente, sta sempre al centro. Insomma, non avrei potuto scrivere quel saggio se la collezione del giornale del GUF non fosse stata ripristinata quasi per intero dopo che per decenni era andata dispersa. Ed è stato il mio collega e amico Gianni Riccamboni, che era stato incaricato dal rettore milanesi nei primi anni 2000 di occuparsi della comunicazione e dell'immagine nell'Università di Padova. Allora, visto che oggi siamo ospiti dell'Università di Padova e della sua piattaforma, che a quanto pare funziona benissimo, anche per questo ritengo opportuno dire che, insomma, abbiamo potuto fare quelle precisazioni sulla vera natura politico-culturale del Bo, perché finalmente la collezione è stata rimessa insieme.
perché quando noi eravamo studenti e Renzo Uccino, Renzi, dirigeva il Bo, noi presupponevamo certe cose del Bo che non erano molto fondate. Potevamo presupporle, cioè che fosse stato molto più antifascista di quanto potesse essere, anche perché molti numeri erano spariti. Specie più cattivi, più aggressivi, più razzisti, quelle 38, ma anche poi del 43, 44, eccetera. Chissà mai come succede, ma poi andando avanti negli studi sul fascismo, che fatica a ritrovare i libri della Guardia Etiopia di un idolo di tanti come Indro Montanelli. Insomma, le biblioteche ci sono per conservare le cose, ma anche per non conservarle per intero. Allora, Ricamponi nel 2007 ha incaricato il dottor Bernardinello di andare in cerca di questi numeri. C'è stato un accordo con la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Civica e appunto l'Università di Padova ed è stata ricostruita in forma telematica, digitale, preziosa cosa. Base di partenza del mio studio. L'altra messa a punto che voglio fare è questo. Non voglio togliere niente a Marco Fincarti, che ha fatto bene a citarla, ma il ritrovamento del bellissimo diario della Carazzolo è di Francesco Selmin. E siccome quel diario della studentessa di lettere di Montagnana è veramente bellissimo, altro, c'è anche una parte che è meno conosciuta dell'incontro tripudiante con Marchesi, quando la studentessa mette a verbale i suoi esami con i più famosi professori del Liviano, che sono poi gli stessi che sono stati ricordati, che siamo arrivati a sfiorare anche noi quando siamo arrivati in quella facoltà. Bene, e Francesco Selmin ha scoperto anni fa questo diario della Carazzolo e l'ha pubblicato ed è veramente bello. È vero che ci piacerebbe avere più fonti di questo genere. Quando ho immaginato che la rubrica dei libri di questa volta dovesse essere dedicata ai capolavori nati ad opera di professori dell'Università di Padova nell'università, un po' ho voluto cercare di individuare questi aspetti di soggettività, ma il riferimento che è stato di Gian Piero Brunetta, mi pare, nel suo intervento andava non ai docenti, ma agli studenti. È raro poter avere questa specie di giornali di bordo dello studente. Lo fa l'archeologo, lo fa l'etnologo, lo fa l'antropologo, però avere fonti di questo genere e andare dentro e durante, non le memorie che sono così spesso aggiustate, ma i diari dall'interno delle situazioni. Ritorno a Balzani. Il collega dell'Università di Bologna è stato molto gratificante, anche perché l'assillo mio e credo di tutti i redattori di Venetica è di restare impiccati a questo stranissimo nome che ci siamo dati nel lontano 84. Come ci divertivamo con Emilio Franzina allora a chiamarlo così, una parola sola che facesse riferimento al Veneto, ma non immaginavamo quello che stava per avvenire sul fronte del municipalismo, del leghismo, del piccolo e bello. Adesso noi sappiamo di fare, sappiamo e vogliamo fare una storia, una rivista di storia legata a un territorio, ma intanto questo territorio è vasto, perché dove finisce il vento, va a saperlo, noi cerchiamo di allargarlo il più possibile. E poi comunque cerchiamo di porre delle questioni che non siano limitatamente venete. Allora quello che Balzani ha detto, che questo numero monografico su Padova può essere un prototipo, può essere utile per studiare la storia dell'università, beh, per me e per noi è stato molto gratificante e non dico che vada al di là delle nostre più rosee aspettative, le nostre aspettative sono comunque alte, ma è sempre bello vedere riconosciute da altri. Bene anche i criteri interpretativi che Balzani ha inserito, le espressioni di storicità, i salienti, i mnemonici, poi la migrazione dei monumenti, poi la polisemia della memoria.
sono frasi difficili che sintetizzano approcci che sono stati i nostri mentre ciascuno degli articolisti lavorava in proprio. Però i due curatori non dico che siano stati troppo interventisti, ma certo, insomma, hanno cercato di mettere insieme un assemblaggio passabilmente omogeneo, per cui è, credo, un numero monografico in cui i singoli articoli giocano insieme con gli altri, pur se ciascuno degli autori ha lavorato per conto proprio. Certo che il mio articolo sul Po convive più facilmente con quello di Virginia Baradel sull'arredo artistico del Bo e del Liviano in modo particolare. Questa è una grande operazione ideologico, politica, artistico, culturale di un retore militante come Anti che, forte del suo essere un intellettuale gradito a Roma, ha avuto un sacco di soldi quando è diventato rettore nel 1932 e poi lui è rimasto fino al 1943. Forse sarebbe andato ancora avanti se non fosse sopraggiunta la crisi di regime e al momento buono non fosse sopraggiunto un altro grande rettore. Strana situazione, questo che restituisce centralità all'Università di Padova anche al di là dei numeri, aver avuto un grande rettore fascista per così lunghi anni e aver avuto l'unico rettore comunista per così brevi settimane. E però, che intensità! E siccome ognuno vive appunto i regimi di storicità, anche gli studenti degli anni 60, senza sapere, senza conoscere questa categoria, naturalmente sarebbe venuta dopo, ma vivevano all'interno di ambienti che non avevano molto a che fare con la filologia, vero Renzo? E molto di più con le mitologie, con il regime di storicità, ma un regime di storicità è fatto più che di accertamenti filologici e documentari, è fatto di pregiudizi, supposizioni, sentite dire, presupposti. In fondo il numero lavora a sviscerare dei pregiudizi e dei presupposti. Io spero, mi pare dagli interventi che sono stati che ci siamo riusciti, che non siamo stati acidi, aggressivi, vanamente, in forma postuma, in queste messe a punto che volevano essere filologiche, cercando di andare a vedere quello che è veramente accaduto, ma conteggiando in quello che è veramente accaduto anche il sentimento che ci mettevano loro. E questo è il problema. Riuscire a avere voglia di. Avere voglia di rimetterci sulla lunghezza d'onda di quello che sentivano, pensavano quelli che vivevano dall'interno di un certo regime di storicità senza saperlo e pensando che fossero cose vere. Noi studenti della generazione di Renzi, mia, di Lanaro, eccetera, credevamo che Concetto Marchesi e il suo discorso avesse reinterpretato la storia, rilanciato una vicenda antifascista. Certo, non sapevamo allora di avere continuamente davanti a noi, quando ci recavamo nel cortile che pudicamente chiamavamo Cortile Nuovo al Bo, e non certo Cortile del Littorio, che sarebbe stato il suo nome. Ma non immaginavamo che quella scritta in latino, senza firma, l'avesse vergata il nostro idolo mentale, Marchesi, quello che aveva fatto ricominciare la storia, certo, ma prima di far ricominciare la storia, il 9 novembre del 43, con il famoso discorso che scatena l'entusiasmo della Carrazzolo e di tanti altri, mi sembra essere stati tutti lì, vedere quante memorie ci sono di quel giorno, c'era un sacco di gente, io ne conosco diverse. E insomma, la situazione
era stata diversa per lo stesso Marchesi. Marchesi aveva attraversato il fascismo. Qualcuno ha giustamente detto: Padova non ha avuto l'onore di essere l'università di uno di quella dozzina di docenti che nel 1931 hanno rifiutato il giuramento, e nemmeno è stato, ancora più difficile, una delle università che ha avuto uno dei tre docenti che nel 1925, anticipando gli eventi, cioè sentendo venire avanti il giuramento, se n'è andato. L'università in cui ho concluso il mio insegnamento, la mia università, che a Foscari, ha avuto Silvio Trentin. Firenze ha avuto Gaetano Salvemini. Roma ha avuto l'ex presidente del Consiglio, Francesco Saverio Nitti. Loro se ne sono andati dalla cattedra nel 25. Da Padova nessuno se ne è andato nel 31. Purtroppo parecchi se ne sono dovuti andare nel 38. Per le leggi razziali che sarebbe bene decidersi ormai a ridefinire per quello che sono le leggi razziste. Allora uno degli articoli di rilievo, direi, che abbiamo voluto costruire in questo numero è quello di Giulia Simone, che individua nel professor Ravà, uno dei professori ordinari ebrei mandati via da Padova, quello che è davvero, paradossalmente, lui, padre e nonno di docenti ordinari e di futuri rettori, lui è il reietto, lui personalmente è mandato via, lui non torna. Questo centro, questo piccolo luogo all'interno della facoltà di giurisprudenza, che è l'istituto di filosofia del diritto, quante cose vengono fuori nei decenni successivi. Abbiamo voluto andare a vedere l'origine del vulcano, perché è proprio un vulcano. I miei 10 minuti credo che sarebbero già finiti. Che dici, moderatore? No, vai avanti, Mario, ti prego. E dopo ci sarà la discussione che comprenderà anche delle domande a quelli che sono intervenuti. Intanto continua ancora. Davvero Brunetta ha introdotto l'espressione, oggi molto usata, l'uso pubblico della storia. Certo che sì. Nella maggior parte dei casi la storia non è filologia, è accertamento storico, ma è uso pubblico, cioè rapportarsi a un passato, riferirlo al presente, creare questi circuiti. Pincardi ha ricordato quel mio saggio nel Veneto in Audio 84. Uno dei paragrafi di quel saggio su Giorgio Cultura è relativo all'8 febbraio. L'8 febbraio 48. Ma che cosa era veramente avvenuto di così grandioso in quell'8 febbraio che poi tante generazioni successivamente ci abbiano campato? Perché di questo si tratta. Rielaborando continuamente fino a quando, ormai un bel po' di anni fa, l'8 febbraio si è ridotto alla sua dimensione goliardica, perdendo strada facendo una dimensione politica che si era venuta via via trasformando. E questa è appunto una tematica, questo viene fuori anche dall'articolo di Marco Pincardi, che pure può venire fuori dall'espressione che Balzani ha ricordato dei regimi di storicità. Il nostro presente è una concrezione di passati mescolati insieme, un intruglio complesso, e il problema, uno dei problemi che lo storico si trova di fronte anche noi in questo numero è: con quale grado di immedesimazione nel presente che ci tocca di vivere? Con quali nessi tra il presente e i passati precedenti? Nel giornale del Bo, il giornale del Bo comincia a cercare di nascere nel 1919. Non ce la fa, comunque già lì qualcosa oltre la goliardia c'è il ritorno alla guerra, ci sono i reduci. Poi in realtà nascerà alla metà degli anni 30, nasce come giornale delle cuffie. Lì c'è la grande guerra dietro. E oltre alla grande guerra c'è il primo arrivo del nuovo duce del fascismo e dell'Italia fascista nel 1923. Ma
le circostanze hanno voluto che l'Università di Padova compiesse gli anni, che sono i 700, non gli 800 a cui andiamo adesso incontro, nel 22, che è l'anno di nascita del fascismo. Poco dopo arriva Mussolini, è una specie di loro anno di nascita. Noi abbiamo avuto, la mia generazione, e credo anche alcune successive, come anno di nascita Marchesi il 9 novembre 43. È una rinascita che trasforma il modo di essere. Non è che fossero passati tanti anni, però gli anni pesano diversamente, non pesano tutti uguali. Io credo che dalla presentazione, dalla discussione che abbiamo fatto fin qui sia venuto bene fuori quello che la nostra rivista vuole essere. Noi vogliamo essere una rivista accademica nel senso di essere a posto con i fondamentali e precisa, rigorosa, documentata. Fin qui ce ne sono altre. Lo specifico che vogliamo tenere insieme una forte carica civica. Non è per caso che noi siamo la rivista dei sette istituti provinciali di storia e di assistenza del Veneto. Non è per caso che le Camere del Lavoro del Veneto ci aiutano a sopravvivere finanziariamente. Non è qualcosa di estrinseco, è qualcosa a cui noi riteniamo di rispondere. Allora, anche la composizione della redazione ha a che fare con questo, la scelta dei temi, gli approcci, anche in questo numero. Identificare come autore un ex sindaco, Paolo Giaretta, uscito come studente laureato dall'Università di Padova, no? E che va a studiare un altro sindaco, docente dell'Università di Padova, beh, non è semplicemente una curiosità, è una circostanza molto legata alla duplice e complementare natura di questa rivista. Sì, abbiamo voluto esplorare i rapporti tra università e città. È vero che tra i sentiti dire, tra i luoghi comuni, c'è quella della separatezza. E in fondo, per secoli, la separatezza è stata vissuta come autonomia. Ci si è campate tanti, no? Non si può chiamare la polizia all'interno dell'università. Su questo anche Marchesi, nel 43, è stato fondamentale questo presupposto di rigorosa autonomia del dentro rispetto a un fuori che non si può permettere di entrare dentro. Abbiamo mai saputo con esattezza quanti alla fin fine fossero i famosi militi fascisti che urgevano intorno alla cattedra del rettore. Ma quanti erano? Ma bastava che ce ne fosse uno perché fosse uno scandalo. Come si permetteva? In realtà era probabilmente solo qualche studente che in quel momento era soldato. Tutto qui a volere riandare al fatto. Ma il fatto è una piccola parte, questo osso che sta dentro. Il fatto che è proprio questa superfetazione successiva, questo tripudio di cui la memorialista, la diarista, anzi di allora, ci ha raccontato. E sì, fa parte anche del nostro cercare temi non ovvi dal punto di vista accademico, che ci siano nei dintorni di Venetica un certo tipo di tesi di laurea e quindi la possibilità di ricaduta di articoli, perché molti dei nostri articoli derivano da tesi di laurea. La Venetica è fortemente legata alla nostra, adesso non più mia personale, ma di tanti altri redattori, attività didattica. Io sono un nostalgico della tesi laurea, ma per fortuna ci sono ancora diversi docenti che riescono a far produrre delle tesi laurea serie, dignitose, di ricerca, applicate alla storia incresciosa e complessa di un docente dei nostri tempi nella facoltà di scienze politiche. Beh, questo non è un articolo ovvio. Chi leggerà l'articolo di Rufino su Bologna vedrà che è problematico che cosa sia veramente avvenuto. Quanto di malattia ci fosse, quanto di comportamenti extraistituzionali
di eccessi di politicizzazione dell'insegnamento. Questo è bello che sia stato un così giovane autore a voler affrontare, ad essere capace di affrontare, ovviamente sotto la guida dei suoi docenti, una cosa così complessa, come appunto come docente allora in quella stessa facoltà di scienze politiche, so che la memoria e a maggior ragione la scrittura di quelle cose è tutt'altro che facile. Mi fa piacere che Renzi nel concludere il suo intervento abbia sottolineato questo. Siccome gli ho appena detto bravo Cino, grazie, dico Cino, ma di dove ti viene quell'idea che a me non piace il Calafresco di Campigli? Come sarebbe? Certo che mi piace, ci mancherebbe altro. Può darsi che quando eravamo studenti, ma forse questo era vero allora anche per te, avessimo un rapporto politicamente più complesso con quello che vedevamo. Ma successivamente quella visione stratificata di un'archeologia che viene così lontano e che è fatta di morti, figurarsi se non interessa e non piace allo studioso dei luoghi della memoria. Mi fermo qui. Benissimo, grazie a Mario Nenghi. Adesso passiamo alla discussione e alle domande che il pubblico può rivolgersi. Può rivolgere ai relatori, non siamo così numerosi, siamo 28 da quello che ho visto. Mi piacerebbe che parlassero tutti quelli che vogliono, ma insomma incoraggio chi vuole intervenire a farlo usando la manina, le altre forme. Però noi, almeno io, non ho le fotografie di tutti, quindi non si può usare la propria mano, si deve segnalarsi o prendere direttamente anche la parola, perché ognuno ha l'audio aperto, o almeno non è chiuso centralmente, o può aprirlo. Prego. No, ma la prima domanda la faccio io, non so a chi, dove si può avere la rivista, comprare la rivista Venetica. A saperlo, risponde il direttore. Più di una volta sono andato da qualche libraio e ho detto: dove sta la rivista? Panico. È un libro o è una rivista? Tutti e due. Quantitativamente, come numero di pagine, si presenta certamente come un libro. Questo comincia a porre qualche problema di dove collocarla. Naturalmente ogni libreria si comporta come crede. In ogni caso, insomma, andando, se non voglio fare la propaganda a questa o a quella libreria, non posso assolutamente sostenere che sia presente in ogni libreria. Vorrei poter dire a onore della regione di cui sono cittadino che tutte le biblioteche comunali di tutti i comuni della regione ne siano muniti con apposito abbonamento. Purtroppo non è così, non so cosa aspettino, visto che esistiamo dal 1984 e usciamo due volte all'anno. In sostanza, il paesaggio è assolutamente gramo. In concreto, chi legge le riviste oggi? Chi legge le riviste? Io da decenni mi occupo della Voce, di La Cerba, delle riviste primo novecentesche. A un certo punto ho capito che quando gli era andata bene, molto bene, avevano stampato 2 o 3 mila copie. Eppure noi, 60, 70, 80, a questo punto, molti più anni dopo, siamo ancora lì a riconoscere una rappresentatività a riviste che erano nate per pochissimi e sicuramente sono state lette per pochi. Questo mi consola. Devo dire che però non abbiamo una tiratura paragonabile alla Voce, forse abbiamo una diffusione così non lontanissima. A cosa servono dunque le riviste? Su questo si potrebbe discutere. Io mi diverto certe volte a dire ai redattori, quando facciamo questo tipo di discorso un po' amaro, ci chiediamo: ma perché lo facciamo questa cosa? Io la risposta che do è: ma le riviste si fanno per chi le scrive. Chi scrive
scrive sapendo che sta marcando un territorio spaziale e temporale, e che verrà il tempo, e verrà il tempo, di questo io sono profondamente convinto, in cui, come saremo riusciti a leggere il nostro tempo veneto in modo particolare, questo servirà a raccontare questo tempo ad altri che verranno dopo. Io spero, cioè, che avvenga, per Benedica ormai esiste da tanti anni, insomma, che succeda quello che è successo per riviste che in fondo sono vissute per assai meno anni. Non so se mi illudo. Dal punto di vista pratico, però, non c'è una risposta a questa domanda. In pratica si va in libreria, si dice voglio Benedica, il libraio dice vediamo se c'è, ah non c'è, però se la chiede la faccio venire, quanto tempo? 15 giorni, così. L'altra maniera più pratica è abbonatevi, che ci vuole abbonarsi. Si fa un abbonamento presso la casa editrice CR, che è la casa editrice che da molti anni ci fa, siamo passati da vari editori e così via, soltanto usciamo con due libri all'anno, generalmente è un monografico, un grande tema, e un miscellaneo. Nel miscellaneo onoriamo anche la nostra natura di organo degli istituti di assistenza, quindi diamo in ogni miscellaneo, una volta all'anno, notizie su quello che gli istituti hanno fatto. Ecco. Allora, se posso parlare? Prego, prego. Avevo fatto una domanda su Fred Ventura. Cioè, mi ha colpito che all'Università di Padova, di cui molti di noi ricordano i movimenti studenteschi, Lugi, Lagi, l'Intesa, eccetera, siano potute nascere non solo quelli che sono i cosiddetti brigatisti rossi o quello che erano nella fase degli anni 70, ma anche tutto un gruppo di fascisti che ha inciso molto e in maniera molto importante nella storia d'Italia. Io ricordo benissimo, per esempio, che Freda faceva parte dell'assemblea del tribunato, sua sorella poi si è coniugata invece con uno del Lugi, quindi non sto a rivendicare questo, ma vorrei sapere come il GUF è stato un po' così il movimento che si è insediato e poi ha dato origine, trasformandosi, diciamo, in altre entità. Come si è spiegato questa scomparsa dei movimenti studenteschi, tranne per trasferirsi, come l'esempio di De Michelis, nei ministeri romani e così via? Che fine hanno fatto gli studenti del Lugi, dell'Agi e a sua volta i vari Freda? Come mai non esiste più questo movimento? Allora, risponde Mario Snenghi, forse. Va bene, prima ho trattenuto i nomi, ma quando dicevo che abbiamo immaginato di dover fare l'articolo di Giulia Simone su filosofia del diritto, una delle ragioni era proprio questa. Da questo piccolo istituto, non è una facoltà, un istituto, non nascono solamente futuri presidi e rettori, quindi funzionari ad alto livello dell'Università di Padova, ma c'è anche una polarizzazione politica che può essere espressa nei nomi di Franco o Giorgio Freda e di Antonio Negri, che tutti e due rimandano a questo istituto. Il che potrebbe dire ridonda a bravura tecnica e professionale dei docenti di quell'istituto, a cui ciascuno poi frequentandolo ne derivava quello che le sue riflessioni lo conducevano a Rane. Comunque così sono andate cose, polarizzazioni estreme incistate all'interno di un piccolo luogo del Bo. D'altra parte, io nel mio articolo, scuso se faccio riferimento a questo, ma insomma, durante la resistenza c'è una bomba che viene messa dai partigiani nell'ufficio del Bo. Ma l'ufficio del direttore del Bo in quel momento non è di uno studente, ma di un giovane docente. E questo giovane docente, che si trova ad essere pro tempore direttore del giornale degli studenti,
è la filosofia del diritto. È in uno degli studi di legge, è Albò. Dare i nomi ai gappisti, qualche uno dei presenti ricorderà che il GAP che fa capo all'Università di Padova è un GAP azionista, cosa molto rara, ci spiegano gli storici della resistenza nella storia dell'antifascismo e della resistenza in Italia. Il GAP padovano fa capo agli azionisti. Otello, Pichin, Renato, Lubian, morti. Ma tra i vivi, quello che si è successivamente potuto capire, tra i vivi c'è un futuro vice sindaco socialista di Padova, già presidente dell'Assemblea degli studenti e direttore del giornale studentesco. E sono sunt lacrime rerum, le lacrime politiche del 43, 44, 45. Quando poi vengono altri tempi, cioè i tempi di pace e non i tempi di guerra, diventa naturalmente molto più complicato inserire all'interno del tempo di pace la politica che non si accontenta degli strumenti costituzionali. E anche questo è avvenuto all'interno dell'Università di Padova e ha a che fare di nuovo con questo luogo a cui ho fatto riferimento, con derive politiche in un senso e nel senso opposto. Naturalmente il grosso dell'Unione Goliardica o comunque del movimento studentesco ha trovato strade meno estreme, collocandosi nelle posizioni più diverse. D'altra parte l'UGI, l'Unione Goliardica, andava dai liberali di sinistra, cioè dai radicali, fino ai comunisti, passando per tutto quello che c'era in mezzo. Quindi era già l'arco costituzionale senza la Democrazia Cristiana, perché la Democrazia Cristiana stava in un raggruppamento tedesco che si chiamava Intesa, che per la verità era più avanzata del corrispondente partito politico, tant'è che era normale nelle università, non soltanto a Padova, un governo di alleanza tra l'Intesa e l'UGI. Cioè avveniva tra i ragazzi degli anni 60 quello che non era ancora venuto e stava faticosamente per avvenire tra i grandi. D'altronde l'Unione Goliardica è un luogo in cui ha tenuto il CLN, l'equivalente politico del CLN, che sul fine degli anni 40 era venuto meno a livello sindacale, perché la CGIL non riesce a tenere insieme tutti, eccetera, eccetera. Caduta del governo di unione tra democristiani, socialisti, comunisti. Per cui, insomma, l'Unione Goliardica è qualche cosa, non è qualche cosa di effimero e di poco rilevante. Ciascuno poi ha trovato il suo luogo. Io non so chi è intervenuto, a quale De Michelis volesse riferirsi, se al De Michelis socialista lombardiano o al De Michelis ex De Martiniano, poi craxiano, o addirittura quello che successivamente, come altri socialisti della mia generazione, ha fatto prevalere il pragmatismo, il concreto, derivando addirittura verso i luoghi berlusconiani. Questo è accaduto. D'altra parte... Mi riferivo al primo De Michelis, quando era ancora a Lombardia. Il primo De Michelis, che è quello che frequentavo e che conoscevo io, era un lombardiano. Non era un autonomista nenniano, era di più. E Lombardi veniva dal Partito d'Azione. Per cui era possibile, per esempio, per me personalmente, oscillare a Venezia con vicinanza a Gianni De Michelis lombardiano e a Padova una vicinanza a Toni Negri socialista. Da abbonato a Problemi del Socialismo, diretta da Lelio Basso. Scrivo sempre che nel Partito Socialista Italiano di allora c'era tutto e il contrario di tutto.
che naturalmente è contemporaneamente un negativo e un positivo. È un negativo dal punto di vista della possibilità di derivarne una linea politica chiara e omogenea. È un positivo dal punto di vista della generazione che cresceva allora, la mia, e che poteva trovare in quel partito situazioni di libertà che difficilmente avrebbe potuto trovare all'interno del Partito Comunista Italiano per le virtù stesse del Partito Comunista Italiano, che era molto più omogeneo, molto più legata a una linea. Quindi le correnti, se c'erano, non si facevano vedere così chiaramente. Ma comunque adesso non voglio farla lunga e monopolizzare la discussione. Spero che ci siano altri interventi. Su questo, è chiaro, si potrebbe andare avanti, ma non lo faremo stasera. C'è l'intervento di Boschiero. Vi do la parola. Prego. Eccomi. Volevo salutare tutti. Sono Boschiero, appunto, e partecipando alla redazione della rivista imparo un sacco di cose e anche nella conversazione di oggi imparo un sacco di cose. È per questo che saluto e vi ringrazio. Ho fatto per tanti anni sindacalista in CGIL mi fa piacere dire questo, mi fa piacere anche con me stesso, che mentre continuavo a iscrivermi all'Università di Padova, perché il fascino dell'Ateneo mi attirava dopo il liceo classico, facevo di fatto l'operaio al petrolchimico di Porto Marghera, così capitò nei primi anni 70, e quindi nel mio venire all'età adulta, anche nel mio ingresso, come dire, alla politica, diventare ragazzo pubblico, questo doppio registro di quanto imparavo dagli operai e del fascino che su di me l'università, seppure da lontana, perché non riuscii a frequentare e non la terminai, l'Università di Padova mi presentava, fa parte così della mia, semplicemente del mio, di quello che sono. E quando, dunque, non potendo, diciamo così, non potendo competere con i miei amici storiche e storici della redazione nell'esplorare temi e periodi di questa lunghissima, della storia contemporanea dell'Ateneo Patavino, ho fatto come in altre occasioni, e cioè ho cercato di dare valore, di dare parola a esperienze che mi sono capitate lungo il tempo che ho dedicato al sindacato e ai lavoratori. Quindi ho praticato uno sguardo dall'esterno sull'Ateneo, nient'altro che il mio, cercando di tematizzare su alcune cose la reattività o la resistenza della cittadella universitaria a fronte di domande che provenivano dalla società veneta in trasformazione tumultuosa, perché di questo si è trattato negli anni 70, quelli che ho visto da vicino, 70, 80 e poi. Tre cose ho cercato di descrivere e sono grato alle persone che l'hanno rilevato, Giampiero Brunetta, il professor Brunetta e il professor Renzi. Tre cose. Una dal lato della classe operaia, che negli anni 70, quando voleva difendere la propria vita nei luoghi di lavoro, e non uso retoriche, basta pensare a quello che sta avvenendo in questi giorni, mi riferisco alla medicina del lavoro, a corpi al lavoro che volevano difendere la propria vita, anzitutto,
bussa all'Ateneo di Padova e trova Crepè e i suoi allievi, Saia, disponibili a prestare scienza, conoscenza, a un combattimento sociale, civile, obbligato, che veniva, che cresceva dal basso attraverso una soggettività in quegli anni. Contemporaneamente, e prima degli operai, i manager, gli imprenditori, avevano bussato all'Ateneo di Padova e continuano a bussare all'Ateneo di Padova, ma ci avevano bussato tra gli anni 50 e 60 come modo di sperimentare, avvicinandoli nelle relazioni sindacali, nella contrattazione, nelle trattative, perché il sistema produttivo veneto, sofisticando la propria capacità organizzativa, produttiva, aveva un'enorme domanda di managerialità, di competenze, di persone meno improvvisate alle prese con, in questo caso, le urgenze di un capitalismo che si apriva al mondo. Ed ecco l'ingegneria gestionale, il QOA e tutto il circuito. Tutto quel circuito di figure, di percorsi universitari prestati, ideati con, coprogettati con associazioni imprenditoriali significative, in specie quella di Vicenza. Ma la cosa che devo dire, so che devo far presto, professor Renzi, la cosa che mi ha incuriosito di più e sulla quale ho imparato facendolo il testo, scrivendolo, cercando di dire cose appropriate, spero, è stato il fatto che l'Università di Padova ha chiuso alla domanda di un'idea di società avanzata, moderna, tonica, chiudendo per molti anni la propria disponibilità a costruire una scuola pubblica, laica, moderna, modernizzante di servizio sociale. E lasciando invece alla cultura cattolica, a preti che si sono distinti, Don Nervo, il nome più grande e più conosciuto, però lasciando, delegando alla cultura cattolica questo tema, che invece era ed è cruciale, perché lo sviluppo capitalistico non si combini con culture da piccola patria. Questo è il punto che mi ha sorpreso di più. Come mai un nobilissimo Ateneo dotato di pensiero, di ricchezza, di ricerca, chiude le porte a questo punto? Non è forse questa anche una delle ragioni per cui questo squilibrio gigante economico, nanopolitico, per usare così una parafrasi che lo dice in breve, non si è determinato nell'ultima fase del Novecento? Questo è un interrogativo che porto con me, che faccio a Marco e Mario, ringraziandoli di avermi dato ospitalità nel numero e facendo un'ultima sottolineatura. Chi studia il capitalismo oggi lo chiama capitalismo cognitivo, capitalismo della conoscenza, economia della conoscenza. È indubbio che la spinta della scienza, le potenzialità della scienza digitale sconvolgono anche la relazione tra noi, che saremo probabilmente in presenza in tempi normali, e mi piacerebbe evidentemente la vicinanza dei corpi, perché sono affezionato a questo. Ma la domanda è: questa stagione nuova di capitalismo si tradurrà in spazio di libertà e di soggettività per chi lavora, se l'antica cittadella del sapere, Padova, ripenserà anche se stessa, scommetterà in una interrelazione, una reciprocità col territorio?
che non è una parola vuota, la consumiamo, le parole si consumano usandole troppe, o usandolo troppo, ma è esattamente il tema di oggi. Cioè come si sta nel mondo, sulla spinta del capitalismo cognitivo, ma donando uno spazio di protagonismo e di soggettività non passiva, non inerte, a chi lavora. Questo mi pare ciò che ho imparato dando il mio contributo a questo numero e che forse deve interrogare oggi per il domani un Ateneo con questa eredità straordinariamente ricca che abbiamo a Padova. Grazie. Grazie. Grazie mille a lei di questo intervento e prima ancora del bellissimo intervento che ha scritto. Sono cose fondamentali e adesso ci invita gli storici a pensare al futuro. Sì. È un bel paradosso, ma tutti i grandi movimenti e anche quelli piccoli, ma degni di questo nome, sono orientati da un'attesa, da una previsione, da un desiderio che si formula nel futuro. Grazie mille. Adesso con l'intervento di Virginia io direi di concludere, chiedo a Virginia di prendere la parola e poi eventualmente se qualcuno vuol dire un'ultimissima cosa per chiudere, ma il tempo ormai ci consiglia appunto di chiudere a questo punto. Prego Virginia Baradel. Sì, io un piccolo intervento anche per fare un paio di precisazioni. Ho visto l'immagine comparire un attimo del Tito Livio di Arturo Martini. In effetti quando si parla dell'atrio del Liviano si parla sempre dell'affresco di Campigli, enorme, importantissimo, ma ecco, ricordiamoci che c'è questo straordinario studente chino sui libri, prono sui libri, con le babbucce che studia, che è veramente un capolavoro di Martini, a cui lui tra l'altro teneva moltissimo, lo considerava il suo capolavoro. Ecco, quello che ho cercato di fare, e infatti non ho scritto, non ho parlato tanto dei grandi nomi come appunto Campigli, Funi, Ferrazzi, Severini, che hanno lasciato delle opere importantissime e niente affatto note. Talvolta non ci sono nemmeno nei cataloghi generali degli artisti. Anche di recente l'opera di Cunellis, parlavo con Germano Celant, compianto Germano Celant, quando ha fatto la mostra su Cunellis a Venezia all'ultima biennale, e non lo sapeva. Ecco, devo dire che Padova è un po' matrigna a se stessa nel comunicare, promuovere, valorizzare quel molto che ha. Ecco, ribadisco che il lavoro che ho fatto si è basato tantissimo su Il miraggio della Concordia, questo enorme volume fondamentale scritto da Marta Nezzo con i saggi fondamentali di Bernabei e anche di Vittorio Dal Piazza, altro studioso importante di quegli anni. E sottolineo anche l'importanza che ha avuto Giuseppina Dal Canton nel trattare, nell'approfondire, nello studiare gli affreschi del Novecento. Non c'è affatto ombra di polemica con Nezzo, che stimo oltre misura, semmai il tentativo che ho fatto, e che in effetti non è mai stato fatto, è quello di osservare e avere più elementi possibili per giudicare in senso scientifico, ecco, non in senso morale, tutto l'ambiente artistico che si muoveva a Padova e che gravitava intorno al Bo. Cioè, Anti è stata una figura di grande spicco anche a livello di organizzazione, per esempio, delle Trivenete. Noi avevamo la Triveneta sindacale, era un appuntamento importantissimo a livello artistico per le Tre Venezie.
Poi, ad esempio, le fiere, l'organizzazione e gli allestimenti delle fiere erano un momento non solo importantissimo per la città, ma c'erano anche scambi con figure universitarie. E poi l'ambito delle Tre Venezie, della rivista Le Tre Venezie, che è stato molto studiato. Insomma, ho cercato di vedere anche i bar dove si ritrovavano gli artisti. Ho cercato di capire l'intreccio tra questi ambienti, anche perché tutto sommato i docenti, insomma anche i grandi nomi, oltre a trovarsi nella sala di ritrovo dei docenti, voluta, fortissimamente voluta, in modo assolutamente classista e elitario da Anti nel rettorato, poi in realtà si trovavano sotto il salone a bere l'ombra, si trovavano in altre situazioni più conviviali, più anche vernacolari, proprio del popolo, insomma, dove ci si trovava, si parlava in dialetto. Ecco, una caratteristica di molti professori era padovani o comunque veneti, era quella di parlare in dialetto. Quindi questi scambi, vabbè, questi sono aspetti assolutamente superficiali, però il tentativo che appunto ho cercato di fare è quello di mettere in relazione questi ambienti. Un'ultima cosa è che non ho preso in considerazione i futuristi. I futuristi non erano molto ben visti dal paludato gotta degli accademici e insomma anche dai gerarchi e dagli uomini di cultura importanti, eccetera. Però insomma hanno avuto un loro ruolo, almeno fino alla fine degli anni 20. A Padova c'era Carlo Maria Dormal. Dormal è stato leader dei Gogliardi, ne ha fatte più di Bertoldo, ci sono documentazioni anche fotografiche, è stata una figura molto importante che poi diventa un importante agitatore fascista e poi anche spende la sua vita e muore cadendo dall'aereo durante, appunto, nel 36. E quindi ecco, ci sarebbero questi aspetti che io mi auguro anche così a livello universitario vengano appunto date delle tesi o fatti degli approfondimenti, perché c'è ancora molto da scoprire. Sì. Il suo contributo credo sia stato tra i più ammirati. Alcune delle cose che ci dice adesso esplicitamente si ricavano di lì. Io volevo aggiungere che ai miei tempi da studente, assieme a Mario Isnenghi e a qualcun altro, avevamo fondato un giornale a Liviano che si chiamava Il Piccone, e io avevo fatto il disegno che si trovava nella facciata. Questo disegno rappresentava il Tito Livio di Martini che riceveva una picconata da quella figura di Campigli che si trova dietro e che ha un piccone, mentre altri con la loro vanga lavorano. Cosa ci fosse dentro a quei giornali su cui dovevamo scrivere noi e altri amici, io non mi ricordo più. E qui ci vorrebbe qualcuno che ricostruisce, ma non so se vale la pena, forse per gli storici è tutto degno di ricostruzione, che rifaccia una collezione del piccone. Era un ciclo stile, temo. Quindi anche questo disegno, io però avevo studiato disegno, avevo degli studi alle spalle, non doveva essere un granché. Quanti giornali ho fondato anche solo io, prima al liceo, poi all'università, e certamente anche molti altri. Era un pullulare di giornalini studenteschi tra il goliardico. A proposito, allora la parola goliarda significava goliardo, come oggi, anche un perdigiorno, un sobillatore, insomma, ma era anche il nome dello studente universitario senza connotazioni. Per esempio in UGI, Unione Goliardica, voleva dire studentesca. C'è stata una deriva semantica che ha portato questa parola fuori da quello che era stato una volta il suo baricentro, credo. Ci vorrebbe un'altra ricerca. E mi piace che proprio nel suo intervento, Virginia, abbia alla fine proposto di approfondire con altri studi quello che si è fatto, perché effettivamente questa è l'idea di seminario, questo non è un seminario, un webinar, ma insomma siamo vicini,
è quello di produrne altri, di provare almeno a produrne altri. Ringrazio tutti e chiudiamo qua. Cioè, ci sarebbe ancora un minuto se uno vuol dire una cosa essenziale in una parola. Grazie, abbonatevi tutti a Venetica. Arrivederci a un'altra occasione così bella. Grazie.